Dal disastro di Amatrice alla rigenerazione preventiva, lo si fa qui in casa Pegaso dove ricordiamo il rettore proprio di questa tematica, no? è uno dei massimi esperti, appassionato e quindi certamente era importante che Pegaso oggi potesse affrontare un tema del genere. Non poteva mancare a questo dibattito Massimo Cialente che è sindaco dell'Aquila, è stato sindaco in quell'Aquila che ha subito... Il terremoto del quale tutti gli italiani siamo partecipi, presenti, ne abbiamo visto un po' le ferite in una città importante del nostro paese e anche le difficoltà sindaco se vogliamo a ricostruire. E Massimo Celente oltretutto è al suo secondo mandato, mi diceva in una battuta poco fa, fra i pochi ad essere riconfermato dopo, una un, una disastro. dopo un disastro. tragedia Come è Neanche successo cercine. e perché? Cos'è cos che è stato importante? perché mh... L'aspirazione è questa, è chiaro che c'è stata la grande rabbia, la protesta, la frustrazione dei cittadini, però credo che i cittadini in me abbiano riconosciuto quello che ci ha messo la faccia. Vede, noi siamo rugbisti, abbiamo la cultura del rugby, il rugby è uno sport sano, perché il rugbista spesso tende a non aprire, nonostante il gioco bello sia di apertura, perché va a buttarsi nella mischia, no? cerca lo sfondamento, forse è questo. Io cioè, la faccia ci ho messa sempre, ci cioè, continuo a mettere anche su questa vicenda, non è un caso che oggi sono qui, nonostante per me fosse impossibile oggi essere presente qui al di là della grande amicizia che ho con il magnifico lettore. Perché per me è una scelta di vita adesso, una ragione di vita. Io finirò a maggio, e la ragione di vita è quella di dire adesso basta, facciamo la prevenzione perché io ho verificato che si può fare la prevenzione, che può mettere in. Assoluta sicurezza, una cosa che noi deteniamo senza, senza meditarci. Sì, che è il grande patrimonio architettonico, che non è solo palazzi belli come questi o quelli del mio centro storico, ma se le riflette ancora con maggiore poesia nei nostri borghi dell'Appennino, ad esempio Amatrice, era era uno dei 260 borghi più belli d'Italia. E noi questa cosa io le dimostro, a parte gli ingegneri, gli architetti, glielo possono dire, ma io le dimostro con, con le prove provate della situazione dell'Aquila, che ha avuto un sisma gravissimo come accelerazione, e, come intensità a momento, e le dimostro che si può fare no? di mantenerle. E Questa è diventata la mia ragione di vita e le devo dire che io queste cose già le dicevo, poi dopo Amatrice l'Italia sta prendendo consapevolezza. La mattina del terremoto di Amatrice, visto che l'Aquila era tranquilla, eh, alle 4, 4, 5 eravamo come centro operativo comunale, eh, insomma, mi sono accorto che alle 4, 4,15 o 4,30 era tutto ok all'Aquila. E, e insieme all'assessore della ricostruzione siamo andati da Matrice, siamo i più vicini e ho portato con me una squadra di operai, sono arrivato un quarto d'ora dopo perché sono venuti con i mezzi pesanti, Bobcat, purtroppo la prima famigliola, a me piace definirla famigliola, è, è tirata fuori dalle macerie, non più viva, è stata tirata fuori dai miei, dai miei funzionari operai. Non dico la faccia di questa gente, Magista. come stavamo noi, insomma, tu li apri una ferita. E c'erano due bambini, siamo stati noi a trovare un posto dove raccogliere, perché queste cose vanno dette. Cioè, dove anche si, la critica, si mettono i morti, la crudezza no, di vestire, quei momenti, il dramma. Tornano a tappeti, copertacce, sacchi di plastica, ma quelli erano spazzatura per coprirli. È stato il mio assessore che ha trovato un garage dove abbiamo dato una pulita. E davanti a quei due bambini io ho detto, allora la mia vita da oggi in poi sarà, sono pronto a girare con camper, a girare scazzo, a girare con la bicicletta, ma l'Italia si deve rendere conto. Sindaco, di lei certamente probabilmente in questo momento è, è il sindaco, è la persona probabilmente italiana che ci può dire tanto su cosa bisogna fare dopo un dramma del genere, perché ce l'ha sotto gli occhi e lo vive in prima linea da quel momento ormai diversi anni e cosa non bisogna però anche fare dopo, perché immagino che in questi anni lei ha assistito a promesse di volta in volta piuttosto che interventi adeguati, ma anche eh, interventi non adeguati o promesse non mantenute. Ecco, cosa possiamo dire agli altri sindaci italiani e cosa si può dire agli italiani in genere rispetto a questa fotografia che lei ha così presente sotto gli occhi. La prima cosa è dare una speranza ai cittadini di rimanere lì. L'Aquila, la famosa vicenda del modello New Town all'inizio e poi diventata New perché nasce? No? Perché, perché l'Aquila non doveva essere ricostruita, se non dopo molti e molti anni, tant'è vero che ci fu un'ordinanza che io riuscii a bloccare in una notte che definì drammatica e poco. Con la quale si portavano via tutti i parti ospedalieri, tutti gli uffici, era la fine della città. Ecco perché solo 3300 alloggi, no? antisismici, forever o sì, quasi, no? e A dire questo, però, qual è il modello della ricostruzione? Allora, il modello della ricostruzione, a mio avviso, è quello che abbiamo fatto all'Aquila, che sta dando i suoi frutti perché è un modello costoso, indubbiamente, ma non più degli altri. Lento? No, 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 e questo. È, allora c'è cioè la ricostruzione come abbiamo impostato noi, con il contributo per cui eh, lei eh, o il suo condominio, il suo aggregato, lei si sceglie un progettista, vi scegliete l'impresa, presentate il progetto, noi lo analizziamo da un punto di vista economico e strutturale, lo rivediamo e alla fine ti diamo quei soldi a corpo. Tu non è che poi puoi fare le riserve, no, ti do 8, 8, 8. e guardi in questo modo. Sta funzionando. La periferia. Io, Quanto guarda, avete ricostruito? 45.000 persone rimesse dentro in 5 anni. La periferia è Metà 6, della quanta città? Quanta? Mi sono rimasti fuori del, del centro storico 12.000 persone ancora. Dire che... Dopodiché con le frazioni, perché? Perché? Primo il centro storico ci hanno fatto partire solo nel marzo 2013, perché non c'erano i soldi, quindi 4 anni dopo. E dopodiché adesso è successa cosa per la quale io chiedevo regole perché io ho chiesto che la ricostruzione avvenisse per via privata e non dividendo la città in, nei 19 spicchi con appalti di 400 milioni l'uno. Figuriamoci cosa sarebbe successo. Ma io dissi anche: diamo delle regole. Le regole sono non più di i progetti a studio professionale. No? Io ho uno studio professionale che ha 720 progetti, cioè secondo me non ce la fanno neanche tutti gli studi in, di ingegneria di, 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 di Roma, probabilmente a no? farli di corsa, anche perché sono molto impegnativi, sono aggregati, noi abbiamo un aggregato al centro storico di un ettaro di edificato, quello del Duomo, della zona della so, Curia. Il secondo era eh, una whitelist delle imprese, soprattutto vedendo il bilancio, il terzo era una competizione fra le imprese. Su che cosa? Sui tempi di realizzazione e su alcune migliorie. Ad esempio, a corpo io ti do non so, per rifare un aggregato 3 milioni di euro, tu me lo devi portare a 0,65 vulnerabilità, portamelo a 0,68. Perché mi ci metti un qualcosa di più. In che modo, Sindaco, siete riusciti a tenere, a tenere distanti appetiti insani che nel nostro paese non mancano mai, tutti ricordiamo quella telefonata di quella notte nell'immediatezza? Ad un sistema anticorpale in cui devo dire che la procura si è mossa bene. Magari guardi, è stata fatta anche un po' a molte denunce e magari poche condanne, perché vuol dire che erano innocenti, però sai, il sistema anticorpale deve funzionare. Io personalmente continuo, ogni, come ho, mi arriva un rumor eh, o più rumors, io immediatamente vado a fare una chiacchierata in procura, vado ai carabinieri, guardo di finanza. Alcune indagini sono partite da mie segnalazioni oppure ho saputo dopo che quando sono andato io già erano partite e è stata la forzativa. E poi c'è un'altra questione, un altro modo, è creare una banca dati. Io sto insistendo molto, io da matrice avevo offerto, noi oggi abbiamo una banca dati eccezionale perché siamo riusciti a mettere dentro tutto. Adesso, che succede? Basta che tu cominci a incrociare, noi stiamo pizzicando molte persone che hanno fatto i furbi, ad esempio erano era una seconda casa, l'hanno fatto passare per prima casa, hanno pri, preso. 400.000 euro e così via, adesso in questi giorni, ieri, notizia di ieri, ci sono rinvii a giudizio, questi. Io lo dissi, guardate siamo in emergenza, adesso andate su autocertificazione perché affrontiamo tutto. Cioè. Sappiate che magari fra 4-5 anni, ma rivedremo tutto. Lei pensa che c'è l'autonoma sistemazione, il meccanismo che c'è anche da matrice. Io l'ho data sulla base, del cambiare dirigente non volevo, sulla base di un'autocertificazione. Però ho detto, guardate, adesso sono passati sette anni, stiamo richiamando le persone, dice scusa, guarda che ti sei preso 4.000 euro in più, ce li riporti domani. E sanno, abbiamo già recuperato quasi 5 milioni e mezzo. Sindaco, il terremoto è un dramma, però ecco, vorrei fare per un attimo un parallelismo, magari anche un po' creativo. Cioè lo, se lo immaginiamo come una patologia che può arrivare ad ognuno di noi, no? una, e quando poi ti risvegli, quando cerchi in qualche modo di curarla, ne può nascere un uomo migliore, e quindi una l'aquila per alcuni versi, malgrado il dramma, che può ripensare se stessa e, e rinascere migliore? Eh? Di questo? Questo sono sicuro, è vero, lo stiamo facendo. È chiaro che chi lo fece sul serio questa operazione fu il Friuli, in un periodo di vacche grasse. Noi abbiamo avuto un periodo: il terremoto dell'Aquila ha coinciso con la più grave crisi economica planetaria e, e la più grave della storia dell'Italia dalla, dalla sua nascita. Quindi, Troppo abbiamo fatto, devo dire, e io porto un risparmio di quasi 800 milioni di euro alla fine solo sulla ricostruzione privata del mio comune, però sicuramente lo è, però ci vuole una grande consapevolezza della classe dirigente, il tunnel intelligente che stiamo realizzando e così via, ci deve credere lo Stato, ci vuole una classe dirigente, questa non c'è ovunque. Io continuo a dire che l'Aquila, se saremo bravi, potrebbe, potrà essere. Eh, se, se fossimo bravi o se saremo bravi non lo so cosa augurarmi, diciamo saremo bravi e, mh, potrà essere una delle prime eh, 70-80 città europee, cioè oggi esistono le città che appartengono all'immaginario no? sì, eh, sia sì. nell'Europa dell'Est, io penso Bilbao, no? sì, oggi cioè. è una città che tu dici Bilbao ha fatto questo. La stessa un pezzo di Berlino dopo la cosa. L'Aquila sarà sicuramente, già ormai ci sono i primi segni, i primi edifici, infatti sarà uno dei centri storici più belli d'Italia. Stiamo lavorando su tutta una serie di obiettivi che in fondo sono quelli di un'altissima qualità della vita, di una città molto smart, per cui noi potremmo proporci in questo modo, soprattutto utilizzando un dato. Io sono arrivato qui in un'ora e qualcosa. Cioè l'Aquila centro di Roma oggi è un... circa un'ora, è più facile fare Aquila Roma che andare dalla zona di Tiburtina a Pineta Sacchetti. Quindi sì, secondo, me. Eh, secondo me è una partita che si può giocare. Non so se gli Aquilani sono pronti a fare questo salto, che è un salto. Sono mo... Io sono molto oggettivo, insomma è un salto culturale. Ecco perché diventa importante, ad esempio, sperare di attrarre talenti. Io penso davvero che questo salto oggi riguardi un po' tutto il paese, ma fa bene lei a ricordarlo e ad agganciarlo all'Aquila. Ecco, le chiedo se invece quella parte di economia dell'Aquila che arrivava dall'esterno, penso ad esempio al mondo universitario, siete riusciti a trattenerlo o un po' qualche prezzo gli è stato pagato? No, noi stiamo pagando un prezzo alto. Ma stiamo pagando un prezzo alto perché c'erano state delle scelte anche precedenti nell'ambito dell'università. Attualmente l'università ha scelto di eh, mettere num il numero chiuso a molti corsi, eh, per cui abbiamo perso una parte degli studenti, stiamo recuperando sulla qualità dello studente rispetto alla quantità, è una scelta. Però è nato il Ganzasso Science Institute, che è una grande istituzione. La grande scuola post laurea più a sud d'Europa a questo punto perché accanto a Sant'Anna la Normale e Pisa poi ci siamo noi. È stata una scelta fortemente voluta proprio perché puntiamo sulla formazione, alta formazione e così via. È chiaro che l'economia globalmente ne ha risentito. Però vede, io mi sono arrabbiato particolarmente, ho avuto anche uno scontro con figure istituzionali importanti della mia città, della provincia e della regione. Perché l'idea che deve, dobbiamo far passare è che oggi l'Aquila è una delle città più sicure d'Italia de, e d'Europa. Perché i palazzi che noi abbiamo ricostruiti sono, ad esempio, alla periferia, noi abbiamo fatto palazzi noi perché conviene demolire e rifare, e sono palazzi che sono al top della nuova legge antisismica, finalmente in una zona 1. Perché l'Aquila nel 2003 fu lasciata in zona 2. Quindi a questo punto eh, l'acqua è una città sicura e se è una città sicura e se i borghi saranno sicuri, ecco la battaglia sull'Appennino, fra 30 anni, sono io che faccio la domanda a lei, di cosa pensa che potrà vivere l'Italia? Io penso che per come sarà la vita nel 2050 la qualità della vita, l'ospitalità, questa vita che dura più tempo, i servizi delle persone che non te cioè, la puoi invidiare. probabilmente il nostro appennino, i nostri borghi bene, sarà esaltato al massimo quella che è stata negli anni 70-80 il richiamo dei borghi, dei de casali toscani eh, e umbri bene, no? quello sa, considera che da noi se tu vuoi vivere oggi probabilmente un po' più a lungo devi fare la dieta mediterranea quindi io glielo dico... Perché questa crescono propria... i ricchi nel mondo e quindi cresce se vogliamo cresce anche la domanda la di qualità della, della qualità della vita. Qualità della vita Noi abbiamo questa fortuna immeditata perché non facciamo <ride> niente per curarla, però di essere nati in Italia. C'è cioè, eh, Oscar Farinetti che lo dice in un modo molto chiaro che nascerla in Italia è un colpo di. Fortuna, Fortuna. Eh, io di questo sono convinto, eh, però io devo dire: guardate, venite ad esempio sull'Appennino, che altrimenti sta morendo, perché l'Appennino. Sarà uno dei posti più belli, più sicuri che esistono nel mondo. Un'ultima domanda, Sindaco, lei ha parlato prima di città smart, quindi non posso che creare un collegamento, se vogliamo, anche all'idea di questa università che vuole essere punta sull'idea di smart, di innovazione, di tecnologia, di telematico, quindi un'università che certamente pur avendo nella telematica il suo centro, poi ha sedi come queste e iniziative come queste che mostrano che si può tenere insieme tradizione e innovazione. Cosa pensa di Pegaso? Pegaso secondo me può funzionare nel momento in cui diventa un grande scambio e allora la risposta la do io. L'Aquila sarà una città che potrà funzionare con Pegaso per un motivo, perché in ogni appartamento entrerà la fibra. Nella, nella presa del computer noi abbiamo fatto questa cosa eh, io penso che fra un anno eh, non farò più il sindaco Non si chiama file direttamente no, no. in casa sì, sì. fantastico home. E, e questa cosa eh, office no, questa cosa permetterà guardi questo è importante Zero. non tanto di scaricare rapidamente ma permette di inviare per cui io dissi a Renzo Piano, dissi guarda ti sto preparando lo studio, portatelo all'Aquila, lascia sta Parigi e New York, perché se devi scaricare duemila tavole, no, dall'Aquila lo potrei fare agevolmente. Quanti giga vuoi? Mille e mille ne avrai. Vi ringrazio per essere stati insieme a noi, abbiamo conosciuto qualcosa di più dell'Aquila, del sindaco che in qualche modo ha traghettato questo momento di difficoltà da quei momenti difficili sino alloggi, ci ha dato una notizia che l'Aquila ce l'ha fatta, la preoccupazione degli italiani era forte, certo l'Aquila lo era già prima, ma da allora è ancora di più nel cuore degli italiani con la consapevolezza che questo paese deve riuscire a stare in piedi tutto insieme, che forse è il modo migliore perché vinca. Grazie sindaco, grazie Pegaso, molto più di un'università.